Cade anche a Cesena il Pescara, che vede i primi tre posti della classifica sempre più lontani e con una formazione, quella bianca-azzurra, ancora deludente e perdente con una diretta concorrente. A questo punto il derby di sabato prossimo con il Teramo all'Adriatico varrà quasi una stagione, con la panchina di Euteri che inizia a traballare. Inizio arrembante dei romagnoli con Bortolussi che al secondo su punizione di Favale di testa mette la palla di un soffio al lato. Biancazzurri costretti subito alla difensiva con i bianconeri all'attacco. Al nono minuto però Dursi ci prova per il Pescara da 18 metri con la mira che non è delle migliori. La gara però con il trascorrere dei minuti diventa sempre più equilibrata, con il Delfino meglio messo in campo rispetto all'avvio di gara. Al 34esimo Ferrari protesta dopo un contatto in area con Mulè, con Di Cairano che lascia però proseguire, con Dursi fra i più attivi che va a sfiorare il gol con la palla che finisce di un soffio al lato. Al 37esimo pericolosissimo il Pescara con Pompetti che chiama al salvataggio in angolo il portiere romagnolo. Finisce qui il primo tempo con i biancazzurri comunque in crescita. Nella ripresa avvio combattuto ma equilibrato fino al quarto d'ora. Al 14esimo squillo infatti di Bortolussi con un missile che fa tremare Sorrentino e con la palla che finisce al lato di pochissimo. Poco dopo primo cambio con il tecnico Auteri che manda sul terreno di gioco De Marchi al posto di un Ferrari nervoso ed evanescente. Al 17esimo ancora locali pericolosi con Caturano che di testa colpisce il palo esterno della porta ospite. Viali cambia tre giocatori con un Cesena più offensivo. Al 25esimo è infatti Sorrentino a salvare con la prima vera parata del match la sua squadra. Meglio sicuramente la formazione di casa in questa ripresa, con i biancazzurri troppo indietro a difendere. Negli ultimi 15 minuti spazio nel Pescara Clemenza che entra al posto di Galano, con le ultime fasi di partita del Manuzzi che vedono poi al 38esimo l'episodio decisivo della gara con la rete del vantaggio locale che nasce dal cross di Candela e dalla sfortunata e beffarda autorete di Nzita, con i padroni di casa che dunque trovano il gol dell'1-0. Si disperano i biancazzurri costretti a rincorrere a pochi minuti dal 90esimo nella bolgia del Manuzzi, con il Pescara che prova nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro, ma il pareggio non arriva e per i biancazzurri arriva invece l'ennesima battuta d'arresto contro una grande del torneo, così come era accaduto con Modena e Reggiana. I fischi dei tifosi biancazzurri al 91esimo la dicono lunga sullo stato d'animo in casa pescarese, e sabato prossimo il derby con il Teramo sarà davvero per molti l'ultima spiaggia.